puzza qua di strano. C'è il mercato a Vignola stamattina? Lì c'è il parcheggio, oddio mamma, speriamo di arrivare la prima che arrivi la gente. Questo è Bigaro e sono le primizie che abbiamo a Vignola. Se non ci fossero le capre e le somare, perché quando si ferma le capre inizia a chiamare i somari, arrivano avanti i somari, io vado, eh. Il tepore primaverile facilita gli incontri nel tratto del percorso sole che collega Vignola a Marano. Ora passi da casa mia. Io ho un'emozione grandissima, un'emozione che io ho provato solo a 8 anni nel 50 e nel 52, perché io abitavo i Sette Cani e la transumanza si vedeva allora, io l'ho vista solo allora e basta. Mi ha fatto un'emozione enorme. Tre di stoppa e tre di lana. Quando te sentivi e ti ho salutato. Ora ci rincontriamo anche adesso. È andato tutto bene? Tutto a posto. Meglio così. Arrivederci. Non è facile per Mirko attraversare la via Giardini in orario di punta. L'operazione però si svolge in tempi rapidi. La pazienza degli automobilisti permette al gregge di superare un difficile tratto della transumanza. Oggi sono ospiti di Mirko gli studenti di una classe delle elementari in visita al gregge. E sono in giro per cespugli a raccogliere bioccoli di lana e poi la laveremo, la fileremo. Il mio amore su al monte, il mio amore su al monte, con il fior del mandorlo, come vuoi che lo canti. Alle piane di Mocogno, il gregge si ferma per diversi giorni. Qui le pecore hanno la possibilità di pascolare negli ampi prati delle piste da sci. Il discorso di avere dei greggi sulle piste è molto importante proprio per la manutenzione della pista, se no saremmo stati costretti come gli altri anni a farlo con dei mezzi meccanici. C'è una spesa che si aggira intorno ai 1000 euro, in più non c'è la concimazione che fanno chiaramente le pecore mangiando dappertutto, e in modo tale che il prossimo anno avremo sicuramente delle piste anche inerbate meglio rispetto adesso. È l'occasione perfetta per tosare le ultime pecore arrivate. Mancano pochi chilometri a Fiumalbo. Anche le pecore sembrano sentire aria di casa. Nelle ampie radure compaiono le capanne celtiche, antiche costruzioni rinvenibili solo nelle località limitrofe dei paesi di Fiumalbo e Pieve Pelago. Attraversato Pieve Pelago, Mirko incontra di nuovo la via Giardini. È l'ultimo sforzo prima di casa.
A Fiumalbo il gregge sfila nelle vie del centro. Da belle le pecore! L'attore Ivano Marescotti e la sua troupe televisiva attendono Mirko in prossimità di casa. Stanno realizzando un programma televisivo sull'Appennino emiliano-romagnolo. Ne approfittano così per intervistare Mirko. Sei rimasto tu. Qui era nella... dal 65 che non c'era più un pastore che dall'Appennino andava da... in pianura a piedi. Cioè gli altri come fanno? Caricano sul camion, ne hanno tanti meno, caricano sul camion, vanno giù, scaricano. Io tocco la Lombardia, poi vado in Veneto, basso Polesine e torno indietro. E torno indietro. Io sono veramente entusiasta di aver incontrato questo gregge antico di pecore. Va bene, io ti ringrazio tanto e ti faccio tanti auguri di buon viaggio. Grazie. Tanti buoni viaggi con le tue pecore. Anche a te un buon viaggio. A presto, eh? D'accordo. A saluto. Ciao. Ciao. E per festeggiare l'arrivo a casa non c'è niente di meglio di un pranzo, preparato naturalmente da papà Carlo. Si conclude positivamente l'avventura di Mirko. La tradizione della transumanza, abbandonata in Emilia-Romagna da 50 anni, torna a rivivere. 2 mesi per scendere, 2 mesi per risalire. Più di 500 chilometri percorsi a piedi con 1000 pecore. Un'esperienza unica in un territorio altamente antropizzato, ma ben disposto a riscoprire le proprie origini.